cerca l'accordo su Fidi Toscana. Le forze politiche del Consiglio regionale cercheranno un'intesa in commissione sul potenziamento della società per l'agevolazione del credito. Lo sport non è una gara. Presentata a Palazzo del Pegaso la campagna di sensibilizzazione per le attività sportive accessibili e senza stereotipi. Aggiornare le strategie di potenziamento di Fidi Toscana, la società della regione che ha il compito di facilitare l'accesso delle imprese al credito. Questo è il senso della comunicazione dell'assessore Leonardo Marras in consiglio regionale, che ha proposto anche di sospendere la procedura di cessione della maggioranza per rinviarla ai futuri piani di razionalizzazione delle partecipazioni regionali. Al termine del dibattito, PD, Lega e Fratelli d'Italia hanno ritirato gli atti di indirizzo presentati separatamente, con l'obiettivo di elaborare in Commissione Sviluppo Economico un atto di indirizzo condiviso da tutti i gruppi consiliari. Sì, la nostra risoluzione incoraggia l'assessore Marras a continuare in questo percorso che è iniziato nel 2022 con l'obiettivo di trovare degli strumenti anche innovativi per sostenere l'economia toscana e le imprese della nostra regione, soprattutto le piccole e medie imprese, alla luce di dinamiche che sono in continuo mutamento. Gli obiettivi che furono delineati già anni fa furono quelli della creazione di una vera e propria agenzia per lo sviluppo, individuata in Sviluppo Toscana, che tra l'altro ha ampliato anche il proprio raggio d'azione sulle materie relative al PNRR e relative alla sanità. Individuare in Sici Toscana una società che tra l'altro è partecipata dall'Umbria, che ci sta creando qualche problema perché ha detto di non essere interessata, come una società in house in diretta per dedicarla a quella che è il campo della finanza innovativa, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese. In più, questa strategia prevedeva invece per Fidi Toscana la messa sul mercato di alcune quote con il ridimensionamento delle partecipazioni della regione per dare l'opportunità ad altri partner privati di poter fare il loro ingresso e portare non soltanto il contributo dal punto di vista della partecipazione nel capitale, ma anche per indicare delle strade, delle soluzioni e dei campi innovativi, che tra l'altro sono già stati anche individuati e inseriti nell'operatività di Fidi Toscana. Penso per esempio al supporto al terzo settore, penso alle garanzie per quanto riguarda ad esempio progetti di carattere culturale oppure per quanto riguarda realizzazione di infrastrutture. Purtroppo le manifestazioni di interesse che sono state fatte per Fidi Toscana non hanno ad oggi evidenziato dei partner idonei o comunque interessati per il loro ingresso. Allora noi pensiamo, in accordo e a sostegno dell'assessore, che questa strategia comunque vada avanti con il rafforzamento ulteriore di Sviluppo Toscana come agenzia complessiva per quanto riguarda il sostegno all'economia della nostra regione, con Sici che possa appunto diventare, come dire, una società in house dedicata soprattutto alla finanza innovativa, all'attrazione di investimenti, e continuare a questo punto riprendendo una strategia di rilancio di Fidi Toscana anche in virtù dei nuovi campi operativi individuati, magari per renderla maggiormente attrattiva nei confronti anche di altri partner. Comunque una cosa è certa:
La Regione Toscana vuole essere a fianco delle piccole e medie imprese, dell'economia complessiva della nostra regione, cercando di supportarle per quanto riguarda i temi della finanza, a stare maggiormente competitive sui mercati che sappiamo per la nostra regione in molti casi essere anche i mercati internazionali. Sì, Fidi Toscana è un tema importante per la Regione Toscana, una finanziaria alla quale la Regione Toscana tiene, ma soprattutto tiene alle imprese della Toscana. Terraviva si mette dalla parte delle imprese toscane che hanno bisogno e necessità di avere soggetti finanziari in grado di agevolare le proprie attività, ma soprattutto di agevolare la ricerca dei finanziamenti comunitari. Noi riteniamo positivo il lavoro che sta facendo in questi anni di crescita e sviluppo Toscana, che è una delle partecipate in house della Regione Toscana, e riteniamo che Fidi Toscana debba modificare il proprio status naturale. Quindi è evidente che ha un percorso in questo momento attivo rispetto alle proprie stanze di bilancio, ma che dovrà trovare nei prossimi 2 o 3 anni una definizione definitiva. Noi non escludiamo anche l'opzione della possibilità da parte di Sviluppo Toscana di poter comprendere le attività che oggi svolge complessivamente Fidi Toscana, che nel frattempo prosegue nel sostegno di garanzia alle imprese toscane, soprattutto per finanziamenti erogati nei momenti delle crisi più forti che la Toscana ha dovuto vivere. È evidente che Italia Viva sosterrà ogni forma di riorganizzazione delle partecipate toscane. Il fine non è tanto dare vita a strutturare o difendere quello che è una società in house, è quello che è fondamentale per quanto ci riguarda avere degli strumenti facili, agevoli, semplici, dinamici, che possono sostenere le imprese toscane soprattutto nella ricerca dei finanziamenti e nel cofinanziamento degli stessi. Credo che questo sia uno strumento fondamentale per fare in modo che il mondo dell'impresa toscana possa lavorare con dinamicità e trovare la Regione Toscana al proprio fianco. Sì, io credo che in politica ci voglia anche il coraggio di assumersi le proprie responsabilità quando si fanno degli errori strategici, e questo è uno dei casi lampanti di questa legislatura. Fidi in questo momento non ha una mission, non ha una struttura, chiude il bilancio per la prima volta in pareggio, forse con un avanzo esclusivamente perché sono stati spostati dei dipendenti da Fidi a Sviluppo Toscana, che invece per la prima volta chiuderà in perdita proprio per aver acquisito queste ulteriori forze lavoro. Ci aspettavamo una comunicazione che guardasse lontano in termini di garanzia, in termini di missione, in termini di riorganizzazione di quella che noi riteniamo, lo abbiamo sempre detto in questi anni di legislatura, una società strategica per la Regione Toscana, per le nostre imprese, per i nostri distretti industriali. Invece ancora oggi, a distanza di 4 anni da quella che è stata una scelta che noi abbiamo definito scellerata, cioè quella di mandare allo sbando, perché così oggi mandare allo sbando una società come quella di Fidi Toscana, non sappiamo quali sono le volontà politiche, le scelte strategiche che la giunta regionale, ad un anno dalla chiusura di questo mandato, vuol porre in termini di Fidi Toscana. E purtroppo non lo sappiamo nemmeno in termini di Sviluppo Toscana, perché sembrava che tutto si spostasse, che tutto acquisisse in termini di competenze Sviluppo Toscana, ma così non è stato. Non sappiamo quale sarà il futuro di Sici, se verrà acquisita da o no in toto da Sviluppo Toscana. Quindi dopo 4 anni siamo ancora in alto mare. Noi abbiamo posto delle proposte che sono quelle di riacquisire le quote di Fidi e inglobarla in Sviluppo Toscana, oppure di dare a Fidi Toscana una mission diversa, che è quella di garanzia per quanto riguarda il terzo settore, di cui tanto ne ha in termini strategici da dare in Toscana, tante sono le associazioni del terzo settore che avrebbero bisogno di un appoggio in termini di garanzia da una società come Fidi. Quindi ci possono essere delle strade da percorrere affinché Fidi non svenda totalmente il suo patrimonio, ma continua ad essere una società strategica per la Regione Toscana, perché credo che tanto abbia fatto nel passato, tanto abbia fatto anche nel periodo Covid, e tanto abbia ancora da dare a tutti gli imprenditori, a tutti i cittadini toscani. Fidi Toscana rappresenta il più grande fallimento della giunta Gianni, cioè il tutto e il contrario di tutti. Gianni nel 2020 si candidò dicendo che avrebbe voluto comprare le quote non di proprietà della regione di Fidi Toscana per farne una finanziaria regionale, idea a nostro punto di vista corretto. È finito per mettere in vendita le quote di proprietà della regione toscana, quindi facendo l'esatto contrario. Adesso si ritorna sui propri passi un'altra volta. Insomma, questa maggioranza ha esaurito il proprio
proprio ruolo di governo della regione, sballottandosi da una parte all'altra. Vedete, quando parliamo di queste cose sembrano diciamo neutre rispetto al contesto. In realtà non è così. Il governo Meloni interviene, stanzia i soldi per rifinanziare la cassa integrazione rispetto alle crisi della moda e alle ditte che soffrono la crisi della moda. Dall'altra parte la regione toscana è incapace di mettere in campo un'azione di governo di quella crisi e avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse intervenire in quei contesti, avere a disposizione oggi una finanziaria regionale che potesse sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le piccole e le medie aziende toscane che attraversano una crisi strutturale ma che pure rappresentano un'eccellenza a livello mondiale, sarebbe stato necessario e sarebbe stato fondamentale. Quindi da una parte c'è il governo Meloni, il governo nazionale che dà risposte alle aziende e alle imprese anche toscane con le iniziative prese proprio negli scorsi giorni, dall'altra c'è una giunta regionale che sbanda in qua e là, non sa che cosa vuol fare, dice tutto e il contrario di tutto, e soprattutto in Toscana non abbiamo una finanza regionale in grado di sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, le nostre aziende, i nostri enti locali rispetto a un contesto difficile. Sì, allora Fidi non può non essere collegato alle altre due società di cui si è parlato, cioè la Sigila e Sviluppo Toscana. Ci sono state varie tempistiche per cui Fidi prima doveva essere una società in house, poi una società da vendere, poi di fatto deve diventare il braccio armato di Sviluppo Toscana, e su questa io soprattutto in aula mi sono concentrato, perché sostanzialmente è l'ennesimo carrozzone che, dove non c'è una competenza tale da poter rendere utile alle società e alle imprese l'utilizzo della società regionale. E mi spiego meglio. Ho portato ad esempio un concetto di numeri. Nel 2024 51 sono state le collaborazioni esterne rispetto a circa 30 dell'anno precedente, con un esborso di 500.000 euro a fronte di 137.000 del 2023. Ora mi capite e mi dite voi se questo non è il solito caravanserraglio dove ci si mette le persone, ma poi che dovrebbero essere coloro che agevolano le imprese industriali, le imprese artigiane toscane, e invece poi ci si affida a persone esterne per poter rendere loro il servizio. Quindi io credo che abbiamo l'ennesimo fallimento della politica regionale anche in questo caso per poter sistemare i soliti amici. È stata presentata a Palazzo del Pegaso la campagna Lo sport non è una gara, che vede protagonisti giovani atlete e atleti i cui volti campeggeranno su bus e tram fiorentini e sui social network per dare spazio alla loro idea di sport e vittoria. L'iniziativa nasce dal progetto SOS Sport, opportunità e società per la promozione di uno sport accessibile e senza stereotipi. È una campagna molto bella, una campagna che manda un messaggio potente: lo sport come inclusione, lo sport come strumento di crescita, lo sport come amicizia. Noi siamo abituati spesso, male, a pensare allo sport solo come agonismo, come vittoria. Invece lo sport è molto molto di più. Lo sport è un modo per aiutare le ragazze e i ragazzi a diventare più consapevoli di se stessi, e in queste storie, in questi volti, in queste immagini che renderanno ancora più bella Firenze, ci sta un po' l'idea di come lo sport possa essere strumento davvero di crescita, strumento per lasciare un mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Lo sport in realtà ha una vittoria da tanti colori, da tante facce. Non è vittoria esclusivamente tagliare per primo il traguardo, fare più punti, fare più gol, ma ognuno attraverso lo sport, nello sport, può trovare il significato che cerca, può trovare la vittoria che agogna.
E da questo punto di vista questo progetto è assolutamente esplicativo di questo concetto, perché il messaggio è molto forte: chiunque può fare sport e chiunque può trovare nello sport la sua vittoria, che come dicevo prima non è necessariamente legata al primeggiare, ma può essere semplicemente, ovviamente lo metto tra virgolette, legato a un risultato personale da raggiungere, un'amicizia che ti cambia la vita, una serie di relazioni, una rete di relazioni che si trasformano in tanto altro da quello che può essere semplicemente il rapporto di campo, il rapporto in palestra. È un messaggio molto forte, è un messaggio per cui io ringrazio ovviamente gli organizzatori, a partire dallo Spazio Costanza, ActionAid. Questo è un progetto europeo che punta a diffondere sempre di più la cultura dello sport e del movimento e ad abbattere le barriere, facendo dello sport uno straordinario veicolo di inclusione. Io sostengo da sempre che lo sport sia una straordinaria locomotiva a cui si possono attaccare vari vagoni. E lo sport è in grado di fare da motrice. Ecco, in questo senso, quando ci si attacca il vagone dell'inclusione, si fa un ottimo servizio alla nostra società. Allora, oggi siamo qui per il lancio della campagna La mia vittoria, lo sport non è una gara, una campagna all'interno del progetto SOS, Sport, Opportunità e Società, promosso da Associazione Cocò, Spazio Costanza ed Edwork e tre società sportive del territorio, The Dreamers Academy, Scandicci Rugby e Centro Storico Le Boschi. Questo progetto ha l'obiettivo di interrogarci sul perché ancora tanti ragazzi e ragazze, minori, bambini e bambine non fanno sport. Fra i tanti ostacoli che abbiamo trovato e di cui abbiamo discusso, ci siamo concentrati su quello più sentito dai giovani che abbiamo coinvolto, che è il punto di vista degli adulti su perché, su che cos'è lo sport, su cosa li motiva a fare sport. Quello che ci è tornato sono due parole chiave, che sono benessere e relazione. Spesso gli adulti pensano che il punto sia la vittoria, no? Vincere la medaglia, vincere la gara, diventare qualcuno, un calciatore, e invece quello che ci hanno raccontato ascoltando il loro punto di vista è che fare sport vuol dire trovare un gruppo di amici, vuol dire stare bene col proprio corpo, vuol dire sentirsi a proprio agio, vuol dire tante cose sulle quali non ci soffermiamo troppo spesso. Allora questa campagna vuole dare proprio voce e spazio a questo punto di vista, vedremo i loro volti e le loro voci e i loro pensieri su tram, sugli autobus, sui social network, li ascolteremo sulla radio, e ora sta un po' a noi adulti cogliere il loro punto di vista e fargli davvero spazio nel mondo dello sport.